Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Jorret e oggi parliamo di Tu sì che vales, quarta puntata. Sabato 9 novembre, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la quarta puntata di Tu sì che vales, il talent show giunto ormai alla sesta edizione ed è risultato ancora uno dei programmi più amati e più seguiti dal pubblico. Infatti la settimana scorsa l'appuntamento ha fatto registrare ancora una volta l'ennesimo record, incollando davanti ai teleschermi 5 milioni e mezzo di telespettatori. E anche stavolta non sono mancate le risate, i battibecchi e i colpi di scena. Ma soprattutto vediamo che cosa ha combinato Sabrina Ferilli in questa puntata. Su questo video ci concentriamo con il siparietto fatto con il Candyman. 5 affascinanti e muscolosi uomini che si sono esibiti con uno spogliarello, ma non integrale. Tutto ha inizio al loro ingresso, quando, dopo la intro, hanno chiesto ai giudici quale finale volevano. Volete il finale A o il finale B? Rudy Zerbi aveva scelto A. Maria, nel sentire che lui aveva scelto A, ha deciso di scegliere B. E tutti gli altri giudici, compresa Sabrina Ferilli, hanno deciso di scegliere B. L'esibizione viene particolarmente apprezzata proprio da Sabrina Ferilli, che credendo di non essere ascoltata, commenta poi in disparte con Maria De Filippi quanto appena visto. Ma hai visto che boni questi? Certo che che avevano. La De Filippi scoppia a ridere e le ricorda che ha comunque un microfono. Ma alla Ferilli interessa poco. Vabbè, ma ora noi siamo in onda, poi al massimo me lo cancellano. Invece tutto è stato mandato in onda. Finisce con lo spogliarello, ma non integrale. A fine esibizione però Maria De Filippi intuisce che il finale A sarebbe potuto essere i 5 ragazzi completamente nudi, senza mutande. E allora prende la palla al balzo e, visto che Rudy voleva il finale A, decide di accontentarlo. Quindi se Sabrina Ferilli è apparsa ringalluzzita davanti ai Candyman, Rudy Zerbi è stato chiamato a verificare le doti dei concorrenti dietro le quinte. E a fine esibizione le braghe sono state sì calate, ma come ovvio che sia il tutto, ma come ovvio, tutto non è stato ripreso dalle telecamere di Canale 5. Rudy Zerbi però ha visto tutto e ha giudicato la prova esordendo: sì, questi valgono. Ah, se valgono. E come se valgono. È stato un bel siparietto e molto divertente. Con questo ho concluso il video. Se vi interessa, iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Jorret. No, no, no.